Un saluto Will e benvenuto ai nostri microfoni, ciao! Ciao, ciao a tutti, ciao. Tutto bene innanzitutto? Tutto a posto, oggi c'è un bel sole, quindi sono positivo. Infatti, veramente una... è anche una bella location quella che si intravede, quindi... Sono fortunato, la terrazza si sta passando un aereo, giustamente, però vabbè. Dai, no, non si sente l'aereo, quindi Vabbè. non abbiamo problemi audio, vuol dire che sono ben isolate anche le tue cuffie e il microfono. Senti, chiacchieremo subito Perfetto. di musica, entriamo a bomba parlando appunto del tuo percorso e soprattutto di quello che è il tuo progetto musicale, nel quale si possono riconoscere, secondo me, numerose influenze. Ma quali sono stati gli ascolti che più ti hanno formato? Io dico sempre che secondo me la musica che mi ha proprio influenzato di più è stata secondo me il pop USA e britannico degli anni 2000, dagli anni 2000 in poi. Le grandi pop star, io sono grande fan di Justin Bieber, Shawn Mendes, ma anche quelle che erano le band britanniche tipo One Direction, eccetera, eccetera. Quindi secondo me le sonorità, un po' di sonorità le ho prese da lì. E poi la passione per la scrittura, sicuramente dal cantautorato italiano e dalla nuova scena rap, la passione per le parole, diciamo, viene da là. Assolutamente, poi secondo me questo si può avvertire, ma quindi secondo te quale può essere il punto d'incontro fra cantautorato e scena rap? Perché non sei il primo artista che mi parla appunto di questo punto di vista così preciso, così chiaro, e poi nel tuo caso comunque si avverte anche nella scrittura, nei brani che abbiamo già avuto modo di ascoltare. Credo che alla fine sia abbastanza lampante questa cosa qui, nel senso che la trap aveva ovviamente all'inizio era un po' becera, se vogliamo, nei contenuti, no? Comunque c'erano dei contenuti, ma non era esattamente alto, cioè, capito? Non è che fossero poesie, ovviamente. E adesso però, soprattutto la scena genovese, ma poi tutti stanno provando a portare dei contenuti molto più interessanti e anche molto più articolati. Quindi secondo me si vede proprio, si sente questo nuovo cantautorato, insomma, sta nascendo e negli ultimi anni sta anche spingendo parecchio. Certo, ma nella tua musica c'è comunque una territorialità, a parte quella che può essere la scena semplicemente italiana, le tue origini in qualche modo possono aver influito anche sul tuo modo di scrivere? Questo non credo, perché io sono veneto e non ho mai avuto proprio la possibilità di conoscere o di studiare musica a livello proprio, cioè, capito, di scuola o comunque avere qualcuno che mi ha insegnato. Qua ho sempre fatto tutto da solo e quindi fortunatamente o sfortunatamente questa cosa no, questa cosa viene tutta da me dal punto di vista territoriale, Sì, ma però forse si vedrà. può essere cambiato l'approccio da questo punto di vista, perché se anni fa, per esempio, in Italia si poteva parlare, beh, da parte della scuola genovese di tanti anni fa, poi comunque anche la scena cantautorale romana, è comunque un po' cambiato anche l'approccio da questo punto di vista. C'è una globalizzazione musicale, secondo me, anche proprio a livello di, cosa vuol dire, proprio anche a livello territoriale. Sì, è vero, perché magari una volta riconoscevi più le scene per ogni paese, invece adesso, giustamente, secondo me, c'è una bella mescolanza, no? Cioè, tutto si interseca ed è figo così. Anche se, pensandoci bene, c'è ancora, soprattutto nella scena rap, c'è ancora Milano, chi è di Milano, chi è di Roma, chi è di Genova, però dai, alla fine collaborano tutti ed è bellissimo così, le influenze sono varie e si influenzano a loro volta tra di loro. Assolutamente. Senti, parlando invece del talent, visto la tua esperienza di X Factor, a mente fredda, come la valuti? Col senno di poi è stata un'esperienza sicuramente positiva e formante da molti punti di vista. Poi dico sempre che se il mio percorso all'interno del talent, insomma, il mio percorso televisivo è durato poco, sicuramente ci sono delle motivazioni e sicuramente non ero pronto ad affrontare quello che sarebbe stato il percorso intero, che non è facile secondo me quanto la gente pensa. Cioè, fare quel tipo di percorso è veramente complicato, devi essere pronto sia dal punto di vista artistico che da quello umano. E quindi sono contento di com'è andata alla fine, sono contento. Sicuramente potevo dare di più, ma in quel momento storico preciso della mia vita e carriera, brevissima a quel punto, è andata giustamente così, è andata come doveva andare, secondo me. Domanda provocatoria, eri tu che non eri pronto o era il pubblico che non era pronto comunque a un personaggio musicalmente anche complesso come sei tu? No, no, ero sicuramente io, ero sicuramente io. Mi ricordo la prima volta che sono andato proprio non avevo la più pallida idea di quello che stessi facendo.
E la seconda volta, che poi è stata la volta dell'eliminazione, ancor meno, cioè proprio ero in balia di quello che stava succedendo, io non ero in controllo di nulla, cioè, neanche di me stesso, come se andiamo a vedere la puntata in sé, quindi è andata benissimo così. Non immagino cosa avrei combinato se fossi andato avanti, guarda, di tutti i colori ne avrei fatti. Diciamo che poi abbiamo visto quello che hai combinato poi al di fuori, il singolo estate comunque è andato veramente molto bene. E tra l'altro quello che colpisce è anche il successo che ha avuto nella viral di Spotify. Ti sei dato una spiegazione di questo tipo di riscontro poi così particolare? È stato proprio un caso, anche perché non è esplosa subito dopo il talent. C'è stato quel periodo di stallo, di caricamento, non so come chiamarlo, di 2 settimane in cui il brano ha iniziato a girare sui vari social, in particolare su TikTok, che ultimamente dà proprio una spinta incredibile. E non lo so, boh, una spiegazione non ce l'ho. Se devo trovare delle motivazioni, forse è proprio l'immediatezza, la semplicità del brano. Che l'ho fatto arrivare così velocemente a tante persone. Una volta avuta la piattaforma di lancio che era X Factor, no? Il trampolino, insomma. Certo, ma diciamo che Bella Uguale, secondo me, dal punto di vista proprio sonoro è anche più curato, grazie a Merton Cremont, eccetera. Ma a me ha colpito proprio l'idea del brano, quella semplicità e in questo, come possiamo dire, l'idea di un ricordo, di un amore estivo. Diciamo che ho apprezzato molto il pezzo e anche proprio il tipo di costruzione, anche dal punto di vista armonico, perché nonostante la semplicità, secondo me si è riuscito a dare un tocco estremamente particolare e personale soprattutto. Intanto grazie mille, sono contento che ti sia piaciuta. E sì, cioè, la semplicità mi piacerebbe tenerla per sempre. So che magari non sarà possibile, ma scrivere testi semplici e musicalmente diretti sarebbe un mio obiettivo. Anche perché non sono un tipo, anche nella vita di tutti i giorni, molto complicato. Cioè sono molto alla mano, se vogliamo, capito? Molto easy. E quindi sono contento alla fine, perché sia, la produzione sì è molto complicata, ma io ci ho messo del mio, sono convinto nella metrica, nella scelta delle parole, che va a semplificare il tutto e ti arriva proprio diretta, un po' stile estate e comunque anche le mie prossime uscite, penso che possa essere un fil rouge questo che collega un po' tutto, no? E sono contento che sia così, perché ci tengo molto ad avere un percorso sensato da Assolutamente, estate in poi. Sì. assolutamente. Ma per quanto riguarda invece Merck & Cremont, visto che loro hanno un'esperienza piuttosto marcata, ti hanno dato qualche consiglio anche per quello che può essere il tuo futuro musicale? Con loro c'è stata questa sessione in studio, poi abbiamo parlato abbastanza spesso, avevamo un amico in comune, diciamo, e tu che consigli mi hanno detto la loro sulla mia musica, gli ho fatto sentire delle cose che usciranno così, e sicuramente dall'alto la loro esperienza, ma poi anche siccome i numeri parlano, loro secondo me sono tra i producer, cioè più hitmaker in Italia al momento, sono veramente veramente forti. Mi ha aiutato molto, sì, lavorare con loro, ma come mi aiuta sempre a lavorare con dei professionisti, mi aiuterà sicuramente in futuro, perché io non ne so praticamente nulla e loro invece dall'altra loro esperienza possono insegnarmi praticamente tutto, capito? Quindi sono stato contentissimo di lavorare con loro, anche perché ero fan, sono fan. Molto bene. Senti, e ora mi Assolutamente. dicevi che appunto hai già nel cassetto altri progetti, ma ci sarà un album o preferisci andare avanti singolo per singolo? Ora vediamo come va la canzone, vediamo come va Bella Uguale, che sono convinto che potrà regalarci abbastanza soddisfazioni. E una volta arrivata, finita l'estate, settembre, vediamo anche la situazione Covid, la situazione live, decideremo. Comunque c'è tantissima carne al fuoco, e vediamo, non si sa mai cosa può succedere. Perfetto, grazie mille, buona musica e a presto. Grazie mille a te, grazie mille a te, a presto.